È vero, quale presidente di AssoArma, insieme al consiglio direttivo, abbiamo ritenuto opportuno ricordare questo avvenimento. Ecco, Agenda Brindisi ogni anno ricordava questa data, però si diceva anche che veniva dimenticata, non se ne parlava mai, e quindi è stata l'occasione, in occasione dei 100 anni, abbiamo celebrato per la prima volta la messa qui nella cripta da quando è passato al comune, e in quell'occasione proprio abbiamo preso l'impegno affinché questa cerimonia si potesse ripetere ogni anno. Doveva essere anche in forma modesta, però quest'anno abbiamo avuto il piacere di avere il professor Marinò, scultore, che ha regalato al comune, e quindi è messo nella cripta, la statua di Santa Barbara, e il giovane drammatulli che ha riprodotto un accento la nave Benedetto Brindisi. Allora non poteva passare inosservata con un dono del genere. E abbiamo parlato con il commissario prefettizio Giuffrè, il quale è stato molto felice di autorizzarci a celebrare questa messa e a farla in un tono un po' più elevato. E quindi lo ringrazio veramente di cuore, come ringrazio il vescovo che verrà a celebrare la messa, come ringrazio il prefetto di Brindisi e tutte le autorità alle quali mi sono rivolto per invitarli e tutti stanno intervenendo. E questa è stata una cosa molto bella che fa onore non alla sua arma, ma alla città di Brindisi. Sta a significare che questi ricordi del passato non bisogna dimenticarli. È una cosa che dirò a conclusione del mio discorso, è che quel monumento che sta nel cimitero a ricordo di questi caduti, ci si ricordi di quella statua in bronzo che sta lì, che ha bisogno di essere un po' revisionata e restaurata. E farò un appello a tutte le persone di buona volontà affinché ci si metta insieme e la si riporti all'antico splendore.